Ovviamente il titolo è una provocazione, ma preparando questo video e mettendo giù delle possibili formazioni, immaginandomi la nuova Juve con Federico Chiesa, mi sono chiesto, ma effettivamente questo giocatore può essere quell'elemento mancante che può rendere perfetta da un punto di vista tattico la Juventus di Andrea Pirlo? La risposta proverò a darvela in questo nuovo episodio di Speedy Tactics, ma prima vi invito a scaricare l'applicazione OneFootball, veramente l'applicazione perfetta per tutti gli appassionati di calcio, soprattutto del mondo Juve, per chi non vuole perdersi neanche un'informazione, neanche una news, neanche un approfondimento sulla propria squadra. La potete scaricare sui vostri dispositivi gratuitamente. Trovate qui sotto in descrizione il link per il download. Vi invito poi a seguirmi anche sul mio profilo Instagram, perché comunque ho deciso di mantenermi più attivo anche su quella piattaforma, perché penso che sia il giusto modo per rimanere più a contatto. Infine, prima di partire col video, vi chiedo di lasciare un mi piace per continuare a sostenere questa nuova serie che comunque sta andando bene e quindi mi piacerebbe mantenere questo trend positivo. Ma cominciamo a parlare di Federico Chiesa. Innanzitutto, sono contento io personalmente di questo acquisto. Vi dico che Chiesa non mi fa impazzire dal punto di vista tecnico come giocatore, ma sono molto soddisfatto dell'operazione complessiva, perché comunque la Juve è riuscita a liberarsi di tre giocatori che obiettivamente erano diventati tre esuberi, tre veri e propri pesi, ossia Rugani, De Sciglio e Douglas Costa, mentre con Chiesa siamo riusciti ad inserire in rosa un giocatore che secondo me incarna alla perfezione quello che chiedeva anche Andrea Agnelli, ossia gioventù, fame e entusiasmo. Chiesa penso che veramente sia il giocatore perfetto per poter garantire questi tre elementi fondamentali. Analizziamo quindi la posizione di Chiesa dal punto di vista tattico. Perché dico che Chiesa può essere il giocatore perfetto per Andrea Pirlo? Perché secondo me Pirlo vuol fare di Chiesa quelle Gosens o Atebur che la stessa Juve ha cercato, se vi ricordate, all'inizio di questa sessione di calciomercato, perché è quel giocatore capace di garantire il giusto equilibrio nel 4-4-2 difensivo, ma allo stesso tempo è anche quel giocatore in grado di aumentare, incrementare il livello tecnico della squadra in fase offensiva. Io penso quindi che in una fase iniziale Chiesa possa essere inserito come, o meglio, utilizzato, impiegato come vice Cuadrado largo a destra o come vice Kulusevski in una zona più d'attacco, ma penso che con il passare dei mesi Pirlo vorrà rendere Chiesa un elemento imprescindibile di questa Juve. Io penso che la Juventus titolare definitiva potrà essere molto simile a quella che state vedendo in questo momento sulla lavagna tattica. E ragazzi, questa è una Juve molto forte, è un 11 titolare davvero molto molto forte, di qualità, che garantirebbe veramente anche sulla carta, diciamo, delle prestazioni maggiori, no? Rispetto a quello che era l'11 titolare invece dello scorso anno nella Juve di Maurizio Sarri. Perché penso che questa sia la Juve definitiva che ha in mente Pirlo? Perché Pirlo sta cercando in tutti i modi di mettere insieme tanti giocatori di qualità, esattamente come fa Gasperini con la sua Atalanta, allo stesso tempo però mantenendo quell'equilibrio fondamentale che consentirebbe quindi alla Juve di non sbilanciarsi troppo, quindi di non soffrire troppo gli avversari. In questo modo andrebbe a mettere quindi sulle fasce due giocatori che di fatto sono duali pure, ossia Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra. Chiesa non ha problemi, a mio avviso, a giocare su quella fascia, l'ha fatto diverse volte anche in nazionale con Roberto Mancini, come state vedendo dai video, non ha alcun tipo di problema a giocare da quella parte, dato che comunque fa della forza fisica, dell'esplosività il suo punto di forza, che può essere comunque utilizzato in maniera efficace in entrambe le fasce. In questo modo, quindi, la difesa avversaria, o più in generale la squadra avversaria, sarebbe costretta ad effettuare una scelta. La difesa dovrebbe scegliere quindi se lasciare spazio
sulle fasce alla Juventus, quindi diciamo andando a creare densità nella zona centrale per evitare, quindi limitare quelle che possono essere le azioni di Kulusevski, Dybala e Cristiano Ronaldo, ma in questo modo dovrà accettare l'uno contro uno sulle fasce e vi garantisco che lasciare l'uno contro uno a Chiesa o a Cuadrado da una parte, io ci metterei la firma. Se invece la squadra avversaria decidesse di dare priorità ai raddoppi lungo le fasce, come state vedendo, quindi cercando di evitare l'uno contro uno da parte di Chiesa e di Cuadrado, allora ecco che in questo caso inevitabilmente ci sarebbe più spazio per Dybala e Kulusevski. Io penso che Chiesa potrà essere davvero un giocatore fondamentale per la Juve di Pirlo, quell'elemento capace di stressare continuamente la linea difensiva attraverso il gioco di posizioni che, come vi ho già detto diverse volte, è richiesto da Pirlo, andando ad attaccare la profondità, venendo a giocare in rifinitura e garantendo comunque anche un riempimento dell'area, che sono tre elementi fondamentali in zona d'attacco e che comunque lo stesso Chiesa può garantire al 100%. Lo state vedendo anche in questo momento con lo scorrimento delle immagini. È un giocatore che ama giocare largo, predilige sicuramente quel tipo di posizione per andare a puntare l'uomo. Insomma, è anche un giocatore capace, assolutamente capace di giocare in fase di rifinitura, trova il tiro molto facilmente e soprattutto è un giocatore che è anche da esterno largo, come ha fatto vedere in queste prime tre partite alla Fiorentina. È un giocatore che da quinto di centrocampo riesce a riempire l'area, esattamente come fanno Gosens e come fanno Atebor nell'Atalanta. Penso davvero che Pirlo abbia in mente questo progetto per Chiesa e questo progetto in generale per la Juve, quindi riuscire a dare equilibrio alla sua Juve attraverso giocatori di qualità. E secondo me Chiesa è il giocatore perfetto per garantire, per perseguire questo tipo di progetto, cosa che invece, ragazzi, Douglas Costa non poteva garantire. Chiesa invece garantisce equilibrio nel 4-4-2, ma garantisce anche tanta qualità in fase d'attacco. Quindi complessivamente sono davvero entusiasta di questa operazione. Ripeto, non è un fenomeno Federico Chiesa, ma non si possono discutere le sue doti e non si può discutere la sua potenzialità. Quindi sono davvero contento che abbia raggiunto la corte di Andrea Pirlo e non vedo l'ora di vederlo all'opera. E sono anche abbastanza sicuro che ci farà divertire, soprattutto che metterà in campo quella fame che probabilmente negli ultimi anni la Juve ha un po' perso. Mi raccomando, ragazzi, come sempre ditemi la vostra qui sotto nei commenti, come sempre mi interessa davvero sapere cosa ne pensate e capire anche voi che idea vi siete fatti di Chiesa e in che ruolo secondo voi Pirlo lo andrà ad utilizzare. Per concludere questo episodio di Speedy Tactics, io vi dico che non sono d'accordo con le critiche che ho letto da alcuni tifosi della Juve relativamente a questo acquisto, innanzitutto perché Chiesa non ha ancora fatto un minuto con la nostra maglia, ma soprattutto perché io ho sempre detto fin dall'inizio che in questa sessione di calcio mercato non mi aspettavo grandi nomi per la Juve. Quello che mi aspettavo invece era di riuscire ad effettuare degli acquisti mirati che garantissero di ritrovare anche quella voglia di mangiare l'erba che obiettivamente la Juve ha un po' smarrito negli ultimi 2-3 anni. E quindi Douglas Costa sicuramente non è paragonabile a Federico Chiesa dal punto di vista tecnico, ma vi garantisco che Federico Chiesa dall'altro lato non è paragonabile per la voglia e per la fame che ci metterà in ogni minuto che gli verrà concesso da Pirlo rispetto a Douglas Costa.